qui al Bambin Gesù ho lavorato a cavallo tra il 99 e il 2000. E sono venuto a fare l'addetto alle pulizie, l'operaio, il facchino. E in quell'anno, anno e mezzo di frequentazione dell'ospedale, un tanto al giorno sono rinato. E arrivo all'ospedale come un ragazzo, all'epoca ero un 24enne, come un ragazzo che da un giorno all'altro iniziò a soffrire per una serie di incapacità che appartengono al genere umano, l'incapacità di salvare, di proteggere le cose che ama. Allora, nel momento in cui ho capito che non potevo salvare, ho iniziato a distruggere, iniziando da me stesso, iniziando con un'autodistruzione fatta di droghe, d'alcol, un'autodistruzione portata quasi a compimento, poi una richiesta d'aiuto e il destino che mi ha portato nel luogo apparentemente meno adatto, in un ospedale pediatrico dove il dolore si realizza nella forma più atroce. Eppure questo dolore così atroce, un tanto al giorno, e mi ha rifatto rinascere. Io ritrovo la forza di scrivere, torno alla poesia, arrivo addirittura a dedicare un libro all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dentro non esistono classi sociali, non esistono differenze economiche, esistono famiglie che si conoscono da anni per nomi di malattia, nomi di bambini, e veramente questo è un campo di battaglia. E tra soldati, anche su fronti opposti, e in maniera inaspettata, sempre sorprendente, e avvengono quotidianamente piccole epifanie, piccoli gesti di dolcezza, d'amore, d'affetto, di accoglienza, quando un uomo sta veramente male e non si crogiola nel dolore, vuole stare bene, vuole sperare. E il Bambin Gesù, che è il luogo in cui in qualche modo trionfa, pare trionfare, sembra trionfare il dolore, bene, in questo luogo io ho visto delle espressioni di speranza come mai mi era capitato nella vita.